Bella gente di Shikoku, io sono Luke e oggi insieme a Fra vi farò vedere un messaggio molto particolare che è stato trovato all'interno dei codici del gioco da quando è uscita l'ultima patch. Prima di iniziare però vi chiedo come al solito di lasciare un bel mi piace per supportare il canale e arrivare almeno a 1500 mi piace. E dato che il gioco è rimasto offline per quasi un giorno intero, scrivetemi nei commenti cosa avete fatto di bello mentre i server non funzionavano. Io mi sono depresso, ho girato i pollici, mi sono messo in un angolino della mia stanza a piangere e tutte queste cose divertenti. E inoltre ragazzi, abbiamo una buona notizia. Oggi ci sarà il sub day su Twitch alle 15. Di cosa si tratta? Potremo giocare insieme a Fortnite. Cercherò di giocare con tutti, ma darò la precedenza agli iscritti sponsor per correttezza nei loro confronti. Quindi, se avete Amazon Prime, volete supportarci in maniera completamente gratuita e volete essere tra i primi a giocare con me, non dimenticate di abbonarvi. Tra l'altro gli sponsor avranno in esclusiva un emote chat targata Shikoku Jin solo per loro. Dai raga, vi aspetto in live oggi alle 15. Sono state fatte tante teorie riguardanti la misteriosa cometa che è stata avvistata su Fortnite e sembra proprio che potremmo aver scoperto il reale motivo per cui da giorni la vediamo nei cieli di ogni singola partita. A quanto pare non serve per distruggere Pinnacoli Pendenti, la città odiata da tantissimi giocatori e amata da altrettanti. Non serve nemmeno per creare un'apocalisse all'interno del gioco con una conseguente mappa deserta, ma a quanto pare servirà per dare inizio ad una nuova modalità limitata interamente dedicata a questo mistero, o almeno così sembra dalle ultime voci a riguardo. Infatti, questa è un'immagine che mostra alcuni codici presenti nei file di gioco della patch uscita un paio di giorni fa. Per capire che il mistero non era altro che una modalità di Fortnite, ci basta leggere la prima riga di Playlist Impact Solo. Ma in cosa consisterà questa nuova modalità? Purtroppo non possiamo ancora saperlo. Per questo il commento ignorante di oggi verrà sostituito con il commento misterioso. Infatti vi chiedo di indovinare nei commenti in cosa consisterà questa modalità misteriosa. Combatteremo tutti su una cometa? Oppure nello spazio? O forse in uno scenario post-apocalittico? E se invece fosse tutto uno scenario organizzato dall'Epic Games e alla fine Pinnacle venisse davvero distrutta? E se ci fosse davvero una nuova mappa? Che succederà in futuro? E sarete voi a dover indovinare nei commenti. Comunque, dopo tutte le informazioni che abbiamo provato a raccogliere in tutto il mondo, la Epic Games rimane in silenzio, facendo finta di non sentire le urla della gente provenire dalle loro camerette, mentre studiano e si interrogano sul vero motivo della cometa. E per ora, tutti gli indizi che abbiamo raccolto e l'immaginazione presente all'interno di noi è tutto ciò che abbiamo per sopravvivere fino al domani, quando, magari, la Epic Games si deciderà a... a darci almeno un cazzo di indizio? E dai! E niente ragazzi, il video termina qui. Ditemi un po' nei commenti se vi è piaciuto questo carattere un po' misterioso che abbiamo scelto di fare per questo video. E vi chiediamo scusa se è proprio così breve, però voi lo so che ci capite perché non c'erano poi così tante informazioni da dirvi. E se vi siete preoccupati perché non è uscito il video reaction come succede di solito al venerdì, non potevamo farlo avendo questa super notizia fresca fresca di giornata. Però se non ci saranno altre notizie particolari lo faremo uscire lunedì. Quindi vi ricordo di mandarci tutte le vostre clip nella mail solita che vi lascio lo screen in questo momento, eccetera eccetera. Io per ora vi ringrazio solamente per aver lasciato un bel mi piace, per esservi iscritti a questo canale, che l'avete sicuramente fatto, ne sono sicuro, e ringrazio tutti quanti voi che siamo in 41.950, siamo tantissimissimi, e noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Bella!